Action continues to spill into the backstage area. Sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'ultima puntata di Genesis prima di Bash at the Beach, la puntata numero 14. Davide, mamma mia, manca quasi una settimana, gente, aiuto. Una settimana manca, precisamente, perché i pay-per-view di Genesis si tengono il venerdì. Teoricamente dalla fine della puntata mancano 6 giorni. Ah, ok, volevi essere ancora più preciso proprio, di quanto già sono. Proprio io. Fare il preciso. Va bene? Oh, ecco. Ok, Mr. Perfect. Non esageri. Non sono ancora a quei livelli. Un invece che può arrivare sui livelli potrebbe essere quell'uomo qua che entra adesso. Sì. Magari. Ma io penso che Slagon Davide dopo Bash at the Beach potrebbe essere lui il numero a contendere, però oggi deve battere Smanasa. Sì, vero. Vero. Beh, diciamo che era praticamente lì per vincere il Beat the Clock. Sì. Poi Ken Fiulo è stato, diciamo, paraculato, si può dire, dall'avere un avversario che era una pippa. Quindi sì. È vero, è diciamo vero. Che lo hanno un po' favorito, dai, questa volta. Io avrei fatto un bel match tra Slagon e Ken Fiulo, però veramente la dirigenza se lo vuole anche un po' tenere al calduccio questo match. Potrebbe essere un match direttamente da pay per view, quindi assolutamente sprecarlo in una puntata settimanale è per quello. Oddio. Infatti che cioè, almeno se lo fai in pay per view ti porta quello che a molta gente piace tanto, il big money. Sì, praticamente il cash ragazzi, il buon vecchio caro zio cash. Qui invece c'è il buon vecchio caro e chiaro anche Ismanasa. Isma che ragazzi da quando ha perso il titolo è sparito nell'oblio più totale. Sì, è decaduto proprio come l'epoca della restaurazione, insomma. Sì, diciamo che ha avuto il titolo, sì che bello, poi l'ha perso e l'ha finito. Boh. No, ancora probabilmente... vivo. Probabilmente, sai qual è il problema? Che Ismanasa va. L'unico vantaggio l'ha sfruttato, ovvero la valigetta. Nel momento in cui diventi campione, poi comunque sei sempre sotto le luci della ribalta. Ma quando perdi il titolo, è lì che diventa. Che viene la parte difficile. Sì, è lì che diventa la parte difficile. Perché dopo ti devi praticamente ricostruire, diciamo. Sì. Cioè, ti devi tirare il remi in barca e ripartire da zero. Tanto subito Ernest da via il match. Sì. Vediamo Slagon subito. Norton Suplex. Bello. Beh, Slagon adesso voglio che vinca, perché deve dimostrare di poter combattere armi pari. Jordan Zombie! Oh, Jordan Zombie! Sempre un Isma, contro c'è un ex campione del mondo. Ma no, però ha detto che penso che vinca perché Ismanasa alla fine. Droppi! Lo sai che mi sembra quello che. Vabbè, ci va il mio amico Ken Fiulo, io sto.
sono lì. Sì, diciamo che poi Isma è il primo match da quando ha perso il titolo, probabilmente. No, che è stato fermo. No, ha perso è stato anche contro Bray Radley poi. Ah, è vero, contro sì. Bray Radley ha perso. Sembra... Sì, vabbè, non è che comunque abbia fatto tanti match in questo periodo, quindi forse anche un po' di ruggine da inattività. Pam! Lo ha catchembollato, diciamo. Ma tu te immagini una fight a 3 The Slay con Ken Fulo e Bray Radley? Potrebbe essere una bella rivalità brutta sporca e cattivo. Intanto qua Isma. Sì, perché comunque sia Ismanasa, a meno che Ismanasa non vinca questo match, perché se Ismanasa vince contro un Deslegon vuol dire che insomma... Sì, che si sta un po' rifacendo. Double Stumble intanto. Si starebbe un po' rifacendo. Oh, ma Deslegon no. GTA no. Godbuster. Mi viene sempre in mente quando lo tira su il drop calcione ragazzi. Sì, sì, cioè, non ho visto bene, è un drop con un calcione normale. Un calcione una fucinata. C'è che è cattivo proprio. In modo violento ma efficace. Mentre vi ricordiamo come questa sera avremo altri match interessanti. Ken Fulo contro Sean Feely, che sarà probabilmente accompagnato da Brian Radley. E poi Alice Walker contro Fefe. E il 3 contro 3 finale che vedrà l'Originals contro Nightstorm e Turner. Va bene, Skywalker brutto qualche cattivo. Mamma mia, stavi riannuncia il main event. Penso che qua è finita. Mi sa di sì. GTS, pam! Vai a dormire, ciao, sembra dire The Slagon, che poi se la prende comoda però. Sì, si perde in un bicchiere d'acqua e vabbè. Comunque tanti fan dal tempo lì. E beh, ragazzi, comunque anche lui è un ex campione, quindi. Che cosa ha fatto? Arbitro! Uno, due e tre! No, vabbè! The Slagon straordinario, forse ma. Ernest ha cincischiato un po' comunque. Sì, secondo me. Ma guarda però, Ismanasa aveva toccato la corda. Si è accertato bene, forse di accertare bene lo schienamento appunto per non creare polemica, forse. Io non so però non se so questo schienamento sia molto regolare, Perché ha toccato comunque la corda e quindi è vero che poi l'ha riportato. Andava interrotto comunque. Però vabbè. Ragazzi, te convince, dai. Questa è la cosa importante. Ecco. Così sei contento e felice. No, io adesso... la cosa importante, nel senso la cosa che traiamo. da questa prima pagina, primo capitolo della serata. Torniamo tra poco, ragazzi.
Beh ragazzi, una vittoria non dico inaspettata perché insomma lo sapevamo che Stefano avrebbe potuto benissimo vincere il match, però non in quel modo. Sì, diciamo una vittoria un po' strana, con molte polemiche anche questo, dai. Sì. E Ribadendo Ismanasa, le ultime. Davide, hai visto Ismanasa come usciva, se andava via con il muso? Proprio come a dire, non è possibile che in un modo o Sì, nell'altro perdo forse. sempre. Ragazzi, in un modo o nell'altro perdo sempre. Vabbè, stavolta puoi essere anche stato gabbato da Ernest che ha voluto fare il fenomeno a non interrompere lo schienamento, però non è vero che perde sempre, dai. Ha fatto un bel periodo da campione comunque, quindi Sì, non è che sì. si può Vabbè, lamentare. dai, hai ragione, però. Vabbè. Tanto stavo dicendo prima il main event, no, della serata, che vedrà gli Originals contro Yes. i non Originals. La devo dire questa battuta. Mamma mia, Contro che Storm, brutta frase. Turner e Knight. Yes, i loro tre rispettivi sfidanti, compreso di campione del mondo a Sì. Bash at the Beach. Eh sì, ragazzi. Intanto, io intanto voglio chiederti una cosa molto molto cosante. Perché come mai Ken Fuel è tornato normale, non è più la Beh, versione no, perché digivoluta veramente qui in a Genesis. oro? Perché qua a Genesis si presenta. Comunque in questa fase si presenta così. Magari si presenterà come il demone, no? E questo ci dimostra come Kenfuro ha varie personalità. È bipolare. È È come Split, bipolare, è come Split. giustamente. Sì, come Split là, come si chiama? Sì, ho capito. Solo che quell'altro ne aveva, mi pare, 45 di 25. quello qua. No, 25, no, No, 40. 40. Ma è 45, 25. 25, Ah, 25, mi sembra ancora, sì. No, no, vabbè. Vabbè, 25-26, che però non 45. Vabbè, Ken Fuel, dai, ne ha tre, forse. Credo, almeno da quello che abbiamo visto ne ha tre. Ho capito, ma non è che uno nasce con 25 personalità, eh. Può essere che poi col tempo. Vabbè. Dipende sempre Attenzione. dai fatti. Attenzione. Brian Radley è brutto, sporco e cattivo proprio stasera. Guarda, lo vedo molto, cos'è, incazzato, Sì, incazzoso, vabbè, oh, tra 7 giorni c'è il match, eh. Attenzione, Davide. ho capito, ma cosa pensavi di diventare campione, di avere la vita Ma non facile? c'è Sean Fili. A Sean non Vabbè, ci sarà. ragazzi, capita, cioè, un vero campione difende anche il titolo senza l'aiuto dello zio, Il problema è che voglio Brian dire. Raleigh è bravo come te e tutto quanto, però è stato molto affrettato nel vincere il titolo, cioè è stato molto invogliato, no? Perché, insomma, secondo Sì, me, in dai, effetti. gli hanno dato un caffè già zuccherato. Gli hanno dato il caffè già zuccherato grazie a quell'uomo qua che credo ormai tutti conoscano, il buon vecchio e caro Sean Fili. Intanto qua, Ecco. Sto buon vecchio e caro Sean Fili fa una bella finaccia sbattendo il muso contro il tappeto. Il Sì, però tappeto stavo ragazzi, Sean dicendo. Fili, che brutta fine che sta facendo. Poverino, cioè, una Ma carriera incredibile, poi negli ultimi anni di carriera, boh, ste robe brutte mi fa e non va bene. che deve fare Cioè, lui? ho capito però, cioè, non so, cioè, va bene tutto, però almeno non Ah, raccomandare no, quelli dai. che vai, parte la superiorità numerica, Ernest fa finta di niente, giusto? Aia, Però pensa se tiebreaker Sean qua Fili intanto. batte il primo sfidante. Cioè, verrebbe. A parte Sean Fili è un peso leggero al momento. Sì, Perciò. diciamo che più o Non meno l'è vorrei. sempre, cioè forse non leggerissimo, però più o meno l'è sempre stato, Sì, mezzo peso quello sì. leggero diciamo. Sì. E beh, dopo potrebbe dire, nipotino mio, quando magari a SummerSlam ci sono io come sfidante, no, così, giusto Non lo so, per... non lo so sinceramente. Ma io non fossi la dirigenza non mi fiderei neanche. Cioè, questi sono capaci di fare un match buffonata, capito? Beh, Tanto per sì, in far difendere effetti. il titolo a Brian Lade e per dire a tutti guardate quanto sono forte, no? È talmente forte che ha battuto perfino il grande Sean Fili. Beh, Capito? potrebbe essere. Sì, perché alla Tanto qua fine. Ken non ho capito la decisione di menarci fuori dal ring. Ok, che vabbè che Sean Fili non gliene intasca niente e anzi,
fa più male a Ken più che altro, però le sta prendendo. E no, ma quindi... più che altro per stare sempre più lontano da Brian Rady, che resta lì sì. al... senza intervenire, perché John Fili si è scartavetrato contro i gradoni. Sì, specialmente contro contro il suo ginocchio, no? Facendo impattare il ginocchio, che è una delle parti più deboli man mano che vai avanti con gli anni, quindi lo troveremo questa sera dopo fine di puntata allo spizio con i vecchietti a mangiare ciao, l'ha ucciso, che mossa di Kenny. Ma cos'è, un inverted suplex più o meno? Sì, sembrava super inverted suplex palette. Mamma mia, cioè aiuto. Oh, shotgun drop. E qua è finita, ragazzi. Aia. No, ma c'è Sean, subito. Sean, forse si è fatto colpire apposta per non lo so, forse pugno. No. Vabbè. C'è un figlio, dopo questo ti meriteresti di perdere, ma vabbè. Sì, ma Brian Rady non lo può toccare, Quindi Perché scatta la squalifica, se no. E dopo sono assi in tutti i sensi. Sì. Comunque, però, prima Sean Fili l'ha colpito con un pugno chiuso, Ernest. Cioè, almeno vorrei darguirlo. Magari. La vecchiaia. Gioca brutti scherzi. Vabbè, vecchiaia. Eccolo qua. Ancora. Beh, giustamente, chi diverte di suplex ferisce. No, la sedia. Ovviamente Brian fa finta di niente. Non ce l'ho messa io la sedia. Ti hanno visto tutti, ma va bene. Qualcuno ha utilizzato Wingardium Leviosa. Ecco, vabbè. L'ha fatta levitare di sopra. Non è Leviosa. Super kick! Leviosa non è, dai, la fece Leviosa. Uno, due, e non c'è tre. Mamma mia, ma quella non era la Switch Music, dai. La Switch Music è fatta meglio, su. Quello era un super kick normalissimo. Sì, diciamo la distanza media. La distanza non era quella della Switch Music, poi sì. Volo plastico. Ernest butta via la sedia indispettito. Però almeno buttala fuori dal ring, Ernest. Che è sta cosa? Secondo me voleva buttarla contro Brella Rally, poi ha visto che il match continuava e si è un po' perso. Vabbè. Te lo schermetto qui. Uno, due. Forse neanche due. Guardate i fan a chi cazzo di Gamecube. Sean, non fare così, non fare. Che fa, così. Fa il guardalo lì. 90 anni per gamba che fa il figo. Ecco, bravo Ernest, che finalmente ha buttato via sta sedia, meno male. È arrivato, si è attaccato il neurone all'ultimo. Ce l'ha fatta, mentre Gianfilo qua vuole tutto per tutto. Oh. Sì, prova una mossa rischiosa. Oh, dropkick in springboard. Mamma mia. Dai, Sean Fili, va bene tutto, però mi sembra un pochino alla frutta, Cioè, mi stavo dicendo, il ragazzo sembra un pochino alla frutta, di ragazzo non ha mica tanto, però. Il match va in game over adesso. Sì, 1916, perm, ciao. E poi, coup de gras? No, forse basta solo questo, eh. Uno, due, solo due. Forse doveva tentare il coup de gras, forse. Forse lo tenta ora perché Sean Fili non si rialza, Vediamo un po'. Ma non lo so, È un po' stanco Ken. Però Sean Fili, ragazzi, si rialza, cioè resistenza di quelle proprio brutte, sporche e cattive. Che hai detto? Non mi tiri giù manco. Che hai detto? Non mi tiri giù neanche a morì. Però, in effetti è vero, si rialza ancora, guarda. Vuole la tot machine a questo punto, dai. Sì. Lo vericizza. Guarda se quello che dice Fili è vero davvero. Vediamo se va a chiudere. Uno, due, tre. Che filo batte Brian Rady. Dice arbitro, giustamente Brian Rady la prende benissimo, incazzandosi come una biscia. Mi pare anche una reazione molto calma e tranquilla. Comunque, ragazzi, Ken Fuel è pronto per Bash the Beach, e qui Brian deve stare molto molto attento. Brian deve stare attento, perché se Ken arriva trasformato o in Super Saiyan o in versione demoniaca, sono azzi, In effetti. E poi c'è Ismanas a dargli coraggio, quindi secondo me, dai, sai che
cioè sarebbe bello vincere, no? Davanti anche agli occhi di un amico. E poi magari, poi magari dare anche una chance a Ismanasa. Sì, anche sì. Anche se però credo che Brian, con gli agganci che ha, ovviamente, non renderà il tutto così semplice. Sì, in effetti. Però vabbè. Con Brian mai dire mai, e tutto può succedere con Brian Radley. Sì. Magari ragazzi, interviene Sean Feely in qualche modo vestito da qualche interferenza, non so, la mascherina. Audio o anche sì, la mascherina. L'infermiere Feely. La mascherina, vabbè. A posto. Guardate il pubblico, benissimo. Tutto per Campiolo. Comunque un lottatore di Civilization che attesi, cioè veramente ti fa sua Genesis. Vabbè, ma quando parli di gente così, poi alla fine Civilization, Genesis, WDF, vergogna poco. Pubblico, non si fa, bisogna tifare la gente di casa, vergogna. Ecco, volevo dire, se non mi sentivo una persona realizzata. Vabbè, dopo queste parole molto importanti, torniamo tra poco, dai. Eccoci qui pronti per il terzo match della serata. Insomma, i primi due match tra pesi leggeri. Sì. Dalla parte di Slagon. Dalla parte di Slagon che vince. E che secondo me dopo Bash the Beach in qualche modo un match per il titolo lo otterrà. E dall'altra parte un Canfiulo che vuole però il titolo a Bash the Beach. È un Canfiulo che ha, diciamo, rimarcato il fatto di essere non solo il primo contendente, ma di essere anche bello pronto e carico per Bash. Quindi se fossi in Brian Radley sarei molto molto attento. Sì, perché poi comunque sia, e poi magari anche Ismanasa in futuro, perché è vero che ha perso oggi, sì. Però è comunque uno da tenere sotto stretta sorveglianza. E quindi sì, deve stare molto attento, Brian. Deve stare attento. Cosa ben diversa questo match, dato che si inizia a diventare sui pedi, va bene, sui pesi non massimi, però vabbè, diciamo che le lottatrici sono ben piazzate, soprattutto più o meno. Sì, anche gli Smoker, comunque sia oltre Fefe, sì, soprattutto Fefe, sì, non è... ma comunque sono diverse, perché Fefe è un po' più cicciosa, un po' più robusta. Cicciosa con la ciccia, insomma. Ho capito, cicciosa. Morbido, dai. Io ho detto cicciosa. Cicciosa vuol dire che la ciccia, non è che c'ho pure la ciccia. Non è assolutamente. Vuole fare cambio. Vabbè, dai. Allora. Una invece che è una manzo di quelle brutte, sporche, cattive, ma in tutti i sensi. Sì. Per non dire parole che forse mi linciano, e quindi meglio di no. E questa donna qua che entra con quella vestaglia molto bella. Posso chiederti una cosa? No, la vestaglia è abbastanza brutta, però. Come fa a fare questo? Con la vestaglia? Neanche questo. Vabbè. Tu sai cose che io non so. No, vabbè, ginnastica ritmica, allenamenti di ogni cosa esistente, perché guarda fisicamente, cioè forse la più atletica della WWF, forse. Forse è difficile, perché Tina Howard, allora, cioè Tina Howard è tecnica, velocità, rapida esecuzione, ha potenza. Diciamo che lei è Tina, ecco, lei è Tina. Sì. Cosa ha fatto? Aiuto. Ha lanciato via. Sì, Alice Walker è forte, ragazzi. I polsi d'acciaio, praticamente. Però attenzione a Fefe, attenzione a Fefe, è un po', secondo me, un po' ricoglioni, cioè non sa come prendere la sfida. Infatti si sta facendo un po' troppo gabbare Pepe. Perché questo match è Davide deviato. Vediamo se ti ricordi. No, onestamente non mi ricordo, sai. Perché Alice Walker era un drop. Vabbè, no. Dai.
perché Alice Walker ha aggredito anche Pepe quando ha debuttato praticamente, oltre che Alexandra, quindi vedi, io faccio la parte dell'uomo che non si ricorda, così lei rinfresca la memoria dei nostri fan, vede, è tutta tattica. Eh sì, più o meno. E devo dire che l'atmosfera per Bash the Beach è qualcosa di incandescente, d'altronde sì, in questo caldo, ragazzi. Beh, diciamo, sì, 40 gradi all'ombra più o meno. Sì. Aia. Fa sempre male. Dolore. Fa male sempre male, non ve lo posso assicurare, però fa sempre male. Sì. Almeno a noi uomini fa male, poi le donne non lo so. No, anche a loro, fide. Attenzione, perché ha tolto il pallet. Quando l'ha tolto il cuscine? Il paletto del Dio. Ha tolto il paletto addirittura. Proprio brutale lei. Ho intanto proprio qua una serie di mamma mia, ragazzi, di gomitate brutte, sporche e cattive. Sì. Intanto ancora Fefe che domina fisicamente. Joe Breaker. Beh, uno dei match più attesi sicuramente quello fra Alice Walker e Pizzutellona. Sì, perché forse uno dei più attesi della stessa casa. E ti posso dire la verità, dopo la vittoria clamorosa di Pizzutellona di Paige settimana scorsa, molti pronostici sono cambiati a riguardo, Sì, è vero. Perché sì, non danno per spacciata Pizzutellona come era. Oddio, cosa succede? Oddio, oddio. Mamma mia, che male. Match tosto questo, Con elbow drop a seguito. Sì, Electric Chair e elbow drop. Sì, o forse clothesline, ma penso più elbow. No, elbow. Perché non ho visto bene quel serpente. Attenzione. Se la carica è... mamma mia. Cosa ha fatto qua? Mamma mia, cosa ha fatto qua? Una sorta di spine buster sembrava. No, era quasi una Dead Valley Driver, però senza accompagnamento. E attenzione! Sì. Ancora se la carica! F-Driver! 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 No. Bene! Però qui sbaglia, perché io avrei tenuto la presa e l'avrei schienata. Fa perdere il secondo. Uno! Due! No! Infatti. Ma comunque è sbagliato, non doveva mollare la presa. Comunque Pepe, gran match. Ma io non avrei mollato. Intanto al cameraman piace evidentemente vabbè, facciamo perdere il fondoschiena di Pepe con un'inquadratura molto tattica, mi dico. Io stai buono là dietro, no, che stavo guardando male Davide, ti stavo guardando, cioè, che capito, ti stavo guardando male, quindi ma perché, vabbè. Alice suplex in avanti. Mamma mia, sollevato 100 kg, sicuri. Li ha sollevati anche prima in un modo proprio brutto, sporco e cattivo. Ma qua Fefe riesce a ribaltare un po' la situazione, però dopo un po' si perde. Oddio! Lancio della posso Alice. Posso dire la verità, mi sta piacendo più Fefe oggi. Sì, più forse un po' più convinta. Attenzione! Sono che mosso di Pepe! Ma che match sta facendo Pepe? Diciamo che non era riuscito a prenderla. Non era riuscito, vabbè, è diventata maschio. Non era riuscito a prenderla perfettamente, ma è riuscito a portare a segno la manovra. Se comunque fai una bella prestazione con Alice, che è vero che non ha ancora fatto una mazza. Però comunque è sempre un match in cui è ben figurato, quindi. Sì, assolutamente. Vediamo qualcosa si mette. No! Alice non riesce a ribaltare il tutto. Backdrop! Bello! Mi sta piacendo Fede, però gli manca sempre qualcosa. Sì, il colpo finale gli manca. Aia! Questa fa male. Io però se. Una mazzata però, di quelle. Se fosse Alexandra, no, la sfidante odierna di Fefe avrebbe già perso, Sì, abbastanza. Quindi. Diciamo che Pepe è avvantaggiato dal peso. Proprio. Oddio! No! Powerbomb! Guarda Ernesto! Lo schienamento! Uno! Due! No. Niente! Pure Ernest si è preso paura. Sì, e la rimasta con questa Boston crab alta. Arriva una fetta addosso, non è una roba simpatica. Sì. Con tutto rispetto, però.
No, cosa fate? Vabbè, vabbè, lei ride poi il comeback di Ellis. E mi dato Kontu, che era un wrestler passato che seguiva sempre questa taunt. Ha avuto poca fortuna. Ma attenzione! No, che botta! L'ha fatto fuori! Che scambio incredibile! No, ma devo dire la verità! Devo dire la verità, questo match, se fosse stato un pay-per-view, non sarebbe stato neanche male. Cioè, sì. Forse indecisione iniziale da parte di Fett, che sia un po' no, ancora! No! Sì, ma stavolta in pacchetto, però, se no qua. Ma perché? Non so ma perché. Perché la molla? Però ma la schiena è qua finita, attenzione. Uno, due, e tre. No! Non ci credo. Fefe, la deve tenere chiusa quando porta segno la manovra, però. Peraltro magari lì poteva vincere. È molto simile alla setback di Brenda Carter questa. Che l'hai seguita un paio di volte. Sì. Cosa ha fatto? Alice, non è il circo questo. Cosa? Che fa adesso? Non è il circo, però intanto ti fa delle manovre che fanno paura. E sta ragazza mi turba un po'. Cioè, vabbè, se ti ricordi anche. No, Davide! Leg drop! L'ha uccisa. Più o meno. Cioè, comunque, credo. Se Alice resiste a tutte queste mazzate. Sì. Sono due car armati, è brutto da dire, femminili. Avanti ancora. È finita. La spiaccicata. Mi sa che no, cosa fa? Aia. Una doppia ginocchiata alla zona addominale. Ma Fefe secondo me non ne ha più. Con quel suplex secondo me si è beccata una ammazzata. E invece no! Cerca di spezzargli il braccio, ma. Jawbreaker. No. Niente a fare. No. È nel paese. No, no. Non è nel paese delle meraviglie qua, Fefe, ma peggio. Nel paese delle torture adesso. Degli incubi. Anche. Vediamo. Cosa si inventa qui Fefe? No. Fa Fefe. Cicobing. E poi Zab Slam! Bello! La rubata Mary Ghost! Mamma mia, bella questa! E poi? Big splash! Che combo! Sì, però schiena lassù! Ma vuole chiudere! Perché? Vuole chiudere con left driver? No, dietro a fare! No, ma chi ha perso tempo per niente? Sbaglio! Io la sarei andato a schienare! Pugno! Vabbè! È un altro, dai! Suplex ancora in avanti! Aia! Il terzo mi chiaramente sa che velocissimo sancisce alla fine forse uno, due e tre no, non c'è. Mamma mia ragazzi, che incontro, però Fefe doveva schienare dopo il big splash. Però forse ho capito cosa vuol fare adesso. Elisa no, vuole vincere rubando. Uno, due e tre. L'arbitro l'ha visto. Ha visto che si era attaccato pezzi di. Tentativo forse di cutter. Sì, ma è un neckbreaker. Sì, più o meno, vabbè, comunque. Niente a fare sulla driver stavolta. My god! Big boot che fa andare Fefe contro le corde. Dio mio! Ma che elasticità delle gambe. Match da per più. Bello cazzuto è questo. Sì, questo match da per più. Bello anche violento. Sì. Non c'è violenza con oggetti e robe varie, però. Ma a volte non c'è. Le due che ci stanno andando piano. No. Suplex all'esterno. No, Elisa, fermati. Fatti a zoppi da sola. Mamma mia. Ma adesso se la riporta sul ring ha vinto il match. Il problema è portarla su. No, più o meno ci riesce. Ok, sei riuscita. Pensavo ci mettesse un po' più fatica, però no. Vediamo cosa si inventa qui. Dai, basta che la schieni adesso. No, cosa vuol fare? Dal paletto. No, cosa vuol fare?
cosa vuol fare? Non so se è una buona idea. What? Non so se è una buona idea, sì, perché potrebbe prendere il volo. Riesce. Oh, dropkick! No, no, ok, ha rischiato il minimo. Il minimo, dai. Sì. Il giusto, forse, diciamo. Vediamo adesso se inventa. È la quarta, dai. Suplex. La quarta esecuzione. In avanti! Ma, vabbè, dai, Fefe è più alla frutta, forse. Se non di più. Vediamo un po' di riesce addirittura. Ragazzi, no, è visto. Ghisa dei muscoli. La lancia, oddio, povero Ernest. Stava rischiando di morire male. Deve essere travolto da una fife volante. Sì, infatti. No, ma il bello è che io voglio sapere, mo, Pizzotellone, come cavolo fa a vincere il match. Cosa fa qui? Oddio, no! Ginocchiata in faccia. Non so se l'ha aperta, ma poco adesso ci manca. Forse non proprio aperta, però sì, in effetti. C'è il bel solchino, brutto, sporco e cattivo. E però Alice è un po' indecisa e infatti poi sbaglia. Ecco, queste cose non le devi fare, Alice. Contro Pizzutellone non puoi appunto fare questi errori. Perché non è Fefe Pizzutellone. È vero che è più piccolina, magari con più mazzate la metti. Ma anche più esperta, capito? Sì, infatti. Attenzione, la carica, suplex, ma bello, fuori lascio. Fuori lascio e poi ancora e la sbatte te, Mamma mia, ma che meccione stanno facendo questi due? Sì, veramente. Cioè, match violento proprio di quelli. Quasi la palla spacca, Davide. Se la prende è finita, eh. Se la prende no, è finita, niente a fare. No, c'ha la ghisa nei muscoli, Pepe. Vabbè, ciao. No, è finita, ragazzi. Buonanotte. Bowdown cavallo. Queen. Ciao. Inchiniamoci alla regina. Sì. Lei è la regina, ragazzi. C'è lo schienamento. Uno. Due. E tre. Mamma mia, e ne basta una, ne basta una. Sì, è una mossa devastante perché ti stordisce quel poco, perché non dura tanto l'effetto, però quel poco sì. Ti metti a scuola. Sì, quei secondi giusti che ti permettono di eseguire lo schienamento. Sì, assolutamente. E Pizzolina devi stare molto attenta, eh. Assolutamente, sì. Ragazzi. Sì. Deve stare molto attenta perché comunque Alice mi sa che picchia abbastanza forte dopo stasera, almeno il problema è quello. Quello che abbiamo visto, Pizzolino deve mettere a segno tante mosse, specialmente volanti. Sì. No, le mosse più volanti sono le più volanti difficili. Però non troppo rischiose, no, possibilmente, no, perché... però neanche troppo vicine, neanche le mosse fisiche, perché le mosse fisiche sì, vince Alice, rischia abbastanza, mamma mia. Comunque Pepe ha perso, ma ha fatto un match che sarà ricordato, sì, sì, probabilmente. No, ma sicuramente, sicuramente per la bella prestazione. Beh, dai, ci sta, alla fine dei conti. Ragazzi, tra poco invece c'è il grande main event, 3 contro 3. Inizialmente era eliminazione, ma poi la dirigenza ha cambiato, ragazzi, quindi vabbè, ci vediamo tra poco, restare con noi.
Siamo pronti per il 3 contro 3, gli Originals contro Andy Turner, Maurice Knight e Drew Storm. Drew Storm, eh sì, mamma mia. Sì, inizialmente Axel doveva iniziare il match, poi hanno cambiato. Sì, hanno deciso, mamma mia, Powerzone intanto qua di Storm. Sì, anche Maurice era nel ring, però ha deciso di dare più o meno spazio a Storm magari. Ma Storm ha voglia di combattere, dai. Lo si legge sul volto. È da un bel po' che non combatte Civilization. Sì, sì. Bella Arcarrana qua intanto. Io ti consiglio di tenere le corde vocali a posto, Davide, perché sarà un match lungo. Lo so, perché in questi mesi sono lunghi, tanto lunghi. Rod qua intanto con questo drop kick basso. Sì. Rod comunque gliele sta dando la Storm. Lo sta picchiando duro proprio. No, ma Rod comunque sia, almeno inizialmente è uno, posso dirti la verità, nei primi minuti è uno dei migliori. Sì, bello qua, tanto Oscar. Poi Drew si Storm, perde in... Drew Storm non sempre, È come il diesel, sì. Si deve riscaldare più o meno, per fare con un automobilista. È vero, è vero, hai ragione, hai ragione. Vediamo qua intanto Storm lo rialza. No, 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 è Rod, il problema dice, è che Rod... più passa il tempo e più rischia, capito? Quindi devi dare il tag tra qualche minuto. Sì, perché sennò è un trauma. Storm è un po' più... come ecco. Possiamo... Ecco. vabbè. Storm è un po' più, diciamo... come posso dirti? Non mi viene il termine. Più tozzo. Più... vabbè, che tozzo forse sì. Però un po' più rassicurante, secondo me, come... stile di combattimento, perché Rod ha uno stile che a volte rischia un po' troppo. Oh, attenzione, perché Soldier... Sì. Soldier Turner contro campione. Ma Turner si vuole vendicare, no? Della pesante sconfitta di settimana scorsa.
attimo ragazzi, ma Turner cosa sa, cioè dopo tutti sti match quanto sarà qua Turner? 90, cioè no, 80% forse, credo, non lo so, secondo me fisicamente sì, sarà 80%, sì, non ha fasciature evidenti, però non vuol dire che non sia comunque anche stanco, no, perché in sto periodo in sto periodo sta combattendo tantissimo Turner, poi anche gli agguati che gli ha fatto Axel non è che ti aiutano molto, sì, quindi diciamo che facci una bella vita con comunque gli ragazzi di match. Pensare che vedremo tre match tra questi sei a Bash the Beach, quindi sì, vedremo un match tra Drew Storm e Soldier, sì, poi Rod contro Morris Knight per il titolo e lì mi aspetto una vittoria di Morris Knight, parliamoci chiaro. Dici? Non lo so neanche io. Però Rod, lo sai qual è il problema? Che è rimasto troppo tempo con quel titolo, sono 5 mesi che ha quel titolo, no? Sì, forse anche un pochettino di più. Tanto Soldier qua, suplex. Oh, bello. Sì. Ecco, Turner invece è quello che deve stare di meno sul ring, attenzione, perché entra Axel. Sì, entra lo sfidante, il contendente numero uno, che se la prende direttamente col campione, che lo fa volare via più che altro. Ragazzi, Turner quanto è forte, cioè è piccolino ma quanto mena. Side kick. Sì. E poi entra Morris Knight? Vediamo. No, forse sì. Hai pensato di un po'. Non entra Drew Storm? No. Non lo so. Ma forse vogliono tenere Morris magari come cavallo, sì, di rincorsa. Ma ricordiamoci che Drew Storm ha aggredito Turner la settimana scorsa. Quindi non so perché gli dia il tag. Forse è quasi una sfida. Forse è quasi una sfida anche psicologica. A chi picchia di più. Oh, Storm Slam! Vabbè, ciao. Ecco, questa è anche una bella sfida, tra Drew Storm e Axel. Sì. Abbastanza. Fra due che ci vanno proprio. Oh, ricordo. Diciamo con leggero. Non ci credo! Sì! No, c'è Soldier che va vuoto! Soldier va vuoto perché ha colpito leggermente male. Ma così. Sacrilegio! È morto Ernest! Sacrilegio! Ma Morris Knight non l'ha fatto apposta. Ecco, Morris Knight il primo che ha colpito è stato l'arbitro. Morris Knight quando corre come un mare. Come un toro in corsa, bello! Emerald Fusion! Una sorta di spezzacollo più o meno. Una sorta di Northern Light Bomb, ragazzi. Mamma mia, sentite quanta cultura in questo uomo, sì, ragazzi. Sì, comunque le Mirror Fusion, fusione smeraldica. Sì, lo so. Fusione smeraldica, è più bella. Smeraldica, sì. Smeraldica. Devo dire la verità. non capisco perché Drew Storm voglia combattere così tanto. Cioè, alla fine, vuole... il match lui ha battuto Bernie. Non lo so. È venuto qui, gli hanno anche sottratto la possibilità di andare per il titolo. Avevo capito, però non potevano mica aspettare che Storm battesse Bernie, ci voleva comunque uno sfidante a Bash, quindi no, infatti non sto difendendo qualcuno io, però sto dicendo che Storm non so perché alla fine ha dimostrato tanto fino adesso, lui ora deve pensare solo a Soldier, dici che ecco. Non avrebbe, cioè dici che quindi questo il match contro Soldier sarebbe anche questo sarebbe un match un po' no, io sto dicendo questo match quello Soldier ci può anche stare. Però questo no, match tanto è di forse colpi illegale di Storm. Sì, però ora Turner sì, ho capito, però è facile vincere così. Dai. Salita del Sol. Ma guarda Axel qui. Axel è furbo che tiene. No! Non è stato ancora. Ma cosa fai? Povero Ernest. È riuscito di Morris Knight sull'arbitro, su Ernest all'esterno del ring. Doveva colpire Axel, ma ragazzi. Oh, Turner! Oh, bello Turner! Forse è andato un po' lungo. Guardalo lì, Ernest, già pronto a Non ho mai visto un arbitro più colpito di Ernest in un match solo. Ha rischiato di morire qui. Vabbè, ragazzi, Morris quando corre non è che tira di tutto. È questo che mi preoccupa per Ronda. Perché Morris davvero sembra forte, Cioè non Forse. Ah, ok, no. Forse pensavo che Morris avesse colpito Soldier con un pugno, invece no. Oh,
Deathlock STF. Vediamo se. Sì, l'ha preso. Turner un po' debolino di schiena ultimamente. Roda a terra. C'è Morris Knight. Morris non è riuscito. Stava per colpire ancora una volta Ernest. Voglio vedere Ernest che sta rischiando. Sì. Purtroppo. No, che stai dicendo? Ragazzi, via! Ragazzi, via, via, via! Io non avere vabbè, questa è infama però. Girello del dolore. Mentre è infame. Sì, guardalo Robin come salta festivo e festoso. Sì! È tutto oro che cura, per Axel. Oddio cosa sta facendo. Che roba brutta stavo guardando. Meglio che non mi esprimo. Vabbè. Questo fa mamma male, mia, ragazzi. Fa male. Arbitro però. Vabbè, finché si danno il tag. Ho capito, ma si tengono per un conto di 5 e l'arbitro non è che. Guarda Axel, prima di un conto di 5. Oddio, lo sfote praticamente. Non ha tutti i torti a dire la verità, sfotelo, dato che si stanno prendendo un mamma mia ragazzi, che legnare, è finita qua. Uno, due, tre. No, Turner c'è e Morris stranamente non ha più Axel, intanto qui Rodo, mamma mia, tanto Rodo qua si è spettasciato sulla schiena di Turner. Comunque ragazzi, tre match che attendo tantissimo, questo Bash di Beach, tutti i match mi interessano. Uno, due, uno. Cioè non c'è un match che non mi interessa a Bash di Beach. Forse quello fra Steven e Thompson. No, forse però mi interessa perché sarebbe bello vederlo col titolo, dai. Steven col titolo. Adesso non esageri. Con calma. Ma sempre contro Thompson, quindi. Non ci giuro. Tornato, mamma mia. Andy dà il tag. Prarodda. Prepara la slingshot spear. Sì, prarodda contro Morris. Storm, avrei tentato di. Turner ha messo malissimo. Avrei tentato di. Sì, Turner deve dare il tag. Però non sta in piedi. Comunque, ragazzi, non so se avete notato, a casa anche Morris Knight ancora non è entrato. E questo. Sì. E questo ci fa capire come c'è qualcosa che bolle in pentola. Si fidano. Non si fidano perché comunque sia è giovane. Morris Knight è ancora acerbo. Ma magari hanno una strategia in mente, forse. Non credo, però potrebbe essere. No! Mossa di cioè, che succede? No! Ne trovare uno! Casino! Perché? Forse c'è un attimo di deficit tattico fra gli originals. Stanno diciamo litigando su chi deve menare Turner. In quanto Turner è sul ring paradossalmente gli avversari dell'Original sono in vantaggio, lo sai perché? Perché sennò tutti vogliono schienare Turner. È quello più facile da tenere, parliamoci chiaro, quello più facile da tenere giù. Non che sia scarso però. Cosa ha fatto Morris Knight? Sto un po' ma che casino gli ha spremuto gli addominali come quando fai date il tag a Morris, poverino, che io non fare niente. Io non so se è una strategia. Vabbè. Effettivamente o non si fidano una strategia. Penso più una strategia, perché mi sembra strano che Morris non sia ancora entrato, che comunque è ancora fresco, Morris è fresco, no? Ancora. Diritti! È ancora fresco, Sì, infatti. Uno, due, no! Però Ernest anche qua. Storm aveva la gamba sotto la corda, cioè. Se io facciamo Ernest gli errori prima con. Come fa con il vice, Ernest? Se ci speriamo sarà lui poi, Non lo so, No! Ma dateci Giannino, che almeno più una garanzia, o magari un altro arbitro. Mamma mia, Elbow smash. Vediamo cosa si Storm un po' cincischia, sta prendendo un po' tempo Storm. Non stava perdendo. Soldier è bravo però. Soldier ha evitato la power bomb secca e cattiva. Però ancora bravo Soldier. Sì. Vediamo. Posso dirti la verità, Axel è quello che sta facendo di meno.
E forse è quasi una cosa prestabilita questa, no? Beh, sicuramente. Beh, ma secondo me fra i due team c'è una strategia. Sì, forse guarda, un po' meno fra il team. Fra il team del campione. Oh! La loro mamma finale mia, questa! Come la possiamo chiamare? La killer forse? Oh, che tanto la butta fuori, però non spienano. No. Però Rod si prepara una mossa volante. Di origine stanno dominando, ragazzi, Sì. Prepara una mossa. Bello dropkick. Ok, no, spera, pensavo tentasse una mossa un po' troppo artistica e così. Ok. Vabbè, un attimo Vabbè, dopo tutte queste ammazzate ci può anche stare una roba del genere. Vabbè, quindi... ragazzi. E pensare che a Civilization avremo anche match interessanti come il match per tiro femminile, Ecco, appunto, sì. Tina Howard contro Debra Barton, ragazzi. Settimane di fuoco queste. Sì, questa abbastanza. Qua, questa qua da, tra il 3 e il 4 agosto sicuramente. Ricola bomba! Non ci credo. Sul Roddo, Ricola bomba! Ricola! Bomba! Se Turner è... Morris che entra subito come un treno merci. Uno! Dovevamo due! No. Morris si è più o meno suicidato ammazzando Soldier. Sì. Altra Ricola bomba, niente a fare. No, deviata. E credo che a Soldier gli abbia fatto abbastanza maluccio, perché fuori da ring si sta contorcendo ma un adesso po'. È il momento di Morris, dai. È il momento di Morris, dai. Se io fossi in Storm cercherei di evitare la slingshot, poi tag e... sì, vediamo un po'. No. No. Non vorrei che stesse facendo tutta sta cosa Storm per fare... No. Per dire a Soldier, fargli capire a Soldier forse che lo può battere, non lo so. Oh, attenzione! Che deve... Storm! Non lo so, Davide! Ma no, ma perché? Vabbè, ma qua Storm sei proprio una chiavica, però hai sbagliato tu qui. Poteva dare il tag e riposarsi almeno adesso minuti. Forse il tag Axel, forse il tag adesso ad Axel. Mi sa di sì. Sì. È la seconda. È la seconda. Povero Storm. Aia. Qui mi sa che non ha più un cervello Storm, probabilmente. Un clan. Che succede? E l'arbitro si ferma. Si è fermato perché ha visto Soldier su ring e anche gli altri. Sì, forse per ragazzi fuori dalle balle che c'era uno schienamento, però vabbè. C'era un po' troppo... Boh. No, vabbè, da così vicino. Ce la fa lo stesso, forse. Non ci credo. Madonna sul santa. Primo sfidante, sul leader dell'Origin. Ernesto! Uno! Due! E due! Vabbè, ha aspettato una vita e mezzo, Ernest. Comunque ho detto leader lui. Dell'Originals, ma non è che sia proprio leader, nel senso che non c'è proprio un leader. Però è quello che al momento, dai, rappresenta al meglio. Appare il leader. Sì. Sembra il leader più che altro. Storm lo alza. Però devono dare il tag a Morris. Che sennò qua non si va avanti. Cioè, è vero che Storm si è forte quanto vuoi, ma contro tre, oddio. Non c'è, ragazzi. Probabilmente abiti anche tu, Sì. Lo lancia all'angolo. E Morris non è ancora entrato nel match, sì. Non è ancora entrato. Non nel penso match. Che questi possano continuare più di 10 minuti. Axel è stanchissimo. E sangue per la prima volta in questa puntata. Sì, è vero. Che strano. Finalmente! Tag a Morris, finalmente! We got che bello! Freedom, come direbbero gli americani, però vabbè. Ok, perché? Mi chiedo il perché Morris di sta cosa. Axel, oddio! Attento Ernest! Attento! Vado! Ha rischiato di morire un altro. Però attenzione, perché Axel è un po' stanchetto, Morris Knight invece è preso. E sta mossa non t'aiuta, comunque. Non lo so, c'è uno schiamento un po' troppo pro... Uno, due e tre. Non c'è tre. Infatti nessuno dei due, né Storm né Turner, è intervenuto, e comunque. Sì. Avevano fiducia nell'uscita, comunque. Non ha ancora fatto una mazza Morris, mi sembra anche normale. Sì, ragazzi. Uno, due, no. E tra fare.
Drew Stone l'ha preso, no, niente a fare. Distrae l'arbitro e permette a Morris di tirare. Oh, cosa ha fatto? Perché? Mamma mia, belli due belli, ragazzi. Comunque adesso gli urici sono parecchio stanchi, eh. Eh beh, ragazzi, sono anche più grossi, eh. Cioè, forse... No, grossi, più grossi non lo so, oddio. Fra Morris e Storm... non lo so. Attenzione, Morris Netto. Comunque... Vuole fare bella figura, eh. Eh sì. Lo lancio. Mamma mia, lo spettacolo con la faccia in terra. Diciamo che gli Originals picchiando molto più duro, stanca anche di più, eh. Sì, cioè, c'è lo schienamento qui. Normale. Uno, due, no. Cioè, notare la fiducia che comunque hanno Storm e Tarn nel non intervenire. Vabbè, a parte che Tarn era più di là che di qua. Sì, Turner si è un po' perso negli ultimi 10 minuti. Ragazzi, cazzo delle mazzate. No, attenzione, non ci credo. 1.200.0. 1.216. Mamma mia. Sul primo sfidante. Lo è calato. 1, 2, 3. Vabbè, e Axel perché Axel? Cioè, nel senso, non è un altro. Si chiama Axel perché è uno che è uno tosto. Che c'entra? Si chiama Axel perché l'hanno chiamato Axel. No, sì. Quello che voglio dire. Oh, attenzione! End of days. Omaggiando Dante. Beh, Dante, grande leggenda. Primo sfidante al titolo d'altronde, peraltro. D'altronde, ragazzi, comunque anche fisicamente Morris e Dante più o meno. Fisicamente. Forse Morris è più alto. Sì, forse. Oh, vabbè. Però meno fisica sono di Dante, eh. Vabbè, attenzione. Sì, forse uno, è proprio atletico. Uno. Due. No. Forse Turner. No, forse Soldier ha colpito con la gamba mentre Turner gli faceva la. Comunque Turner forse. Che mossa che ha fatto. Oh no! E mira Fusion! Oh! No! Palla su Storm che è piccolino e un paio di maniche. Farà su Morris che è un po' tanto altro è diverso, eh. Non ci credo. No, ancora. 1916. No, ragazzi. No, ragazzi, sul primo sfidante. Su Axel. Non ci credo. Dai, va lo schieramento Morris. Però gli altri due. Uno. Bravi, ragazzi, così, bravo. Due. Morris Dante schiena il primo sfidante. Il primo sfidante al titolo Television schiena il primo sfidante al titolo. Comunque Global. Tu dici di no, ma secondo me questi anche se non si sopportano avevano una strategia. Dai, per battere gli Originals devi avere una strategia, se non puoi andare lì. Perché comunque si è affaccicato. Perché mi sembra strano che tieni uno come Morris all'ultimo dei mandi Storm e Turner che comunque si sono forti, però. È mandato avanti. Davide, è mandato avanti quello che aveva più fame. Perché Storm sì, è vero che è tornato da poco, ok. Turner non stava bene e si è visto, secondo me. Sì. E poi Morris Dante è quello che ha fame di più. Che magari perde, sì. Può anche perdere la pesce di biccia. Però oggi ha dimostrato di poter battere. Comunque Axe. Cioè, certo, un match 3 contro 3. Ok, però l'ha schienato. Però intanto l'ha schienato, cioè, quindi. Allora, si può dire non Axel perde l'imbattibilità per quanto riguarda lo schienamento. Però sì, non per quanto riguarda lo schienamento, o meglio, un match uno contro uno. Sì. Beh, quindi dai. Vedremo se invece perderà l'imbattibilità anche nei match 1-1, venerdì prossimo. Quello sarà una bella incognita comunque. Mamma mia, guardate. C'è un po' di Turner e Storm che stanno c'è un po' di intesa, non si sopportano, però almeno c'è un po' di Turner devi stare attento comunque sia, perché non mi fido. Lo so. E vabbè, ragazzi, con queste immagini da Emanuele Filoni, Davide Montebello, l'appuntamento, ragazzi, e alla prossima. Ciao. Ciao.